Buonasera a tutti, benvenute, benvenuti per la minoranza maschile di cui faccio anch'io parte, ma volentieri. Mi chiamo Francesco Antonioli, sono giornalista da un po' di tempo e ho il compito questa sera di animare il dibattito tra queste quattro amiche che sono qui per presentare il volume Adesso tocca a noi, donne, leadership e altri misfatti, curato da Chiara Tintori, che è la signora alla mia sinistra, che poi si racconterà. Vi invito, se credete, va senz'altro a silenziare il vostro cellulare. Se riuscite, perché è una buona prassi, diciamo, di detox digitale, magari a metterlo in modalità aereo, così ci regaliamo, che è merce rara di questi tempi, un'oretta abbondante di riflessione assieme. TS Edizioni ha portato avanti questo progetto di Chiara Tintori, che è politologa, che ha svolto attività didattica in varie università italiane, è stata anche nella rivista Aggiornamenti Sociali dei Gesuiti Italiani, è già autrice di alcuni volumi sempre per TS Edizioni, tra cui cito il volume intervista a Padre Bartolomeo Sorge, che è stato un gesuita importante nella storia politica e culturale italiana, e poi Perché l'Europa ci salverà. Più recentemente ancora, nel 21, una riflessione sulla trappola del virus. Qui abbiamo a che fare con una serie di interviste ragionate e appassionate con alcuni personaggi della vita politica, economica, culturale italiana, tra cui Susanna Camusso, che è qui alla mia sinistra e che ringrazio per essere con noi, Laura Romeo Caselli, che è qui alla mia destra, docente, e ci racconterà poi anche un po' la sua esperienza. E poi abbiamo un'osservatrice esterna, che l'imprenditrice Roberta Ceretto, che ci raggiunge da Alba, figlia d'arte, ma rappresentante di un capitalismo familiare estremamente interessante, impegnato nella produzione del vino, ma non solo, perché ce lo racconterà, e anzi vi invito poi ad andare a curiosare, se già non conoscete che cosa fa la Ceretto, ecco, una commistione interessante anche di saperi e di sapori, ma anche di discipline diverse, perché c'è anche tutta un'attenzione alla cultura, all'arte, che non è da poco. E forse anche proprio questa commistione tra generi, provenienze culturali differenti, è un po' la cifra di questo volume. Perché Chiara Tintori ce lo racconterà, partita con l'idea di questo volume raccolto dall'editrice per uno scatto di indignazione quando c'è stato nel nostro paese il dibattito un po' artefatto su chi doveva essere il successore del presidente Mattarella, no? E voi ricordate le cronache di quei giorni in cui si diceva: ah, sicuramente sarà una donna, avremo una donna presidente. E tutti facevano a gara, ecco, di tirare fuori dei nomi più o meno proponibili, ma comunque dei nomi che poi sono stati regolarmente bruciati. Come sapete, poi Mattarella è stato il successore di Mattarella, e poi abbiamo avuto, una volta che il volume è stato dato alle stampe, una presidente del Consiglio donna, ma questo è un altro tema, magari lo affronteremo dopo. Ci sono tante domande che Chiara Tintori si è posta prima di iniziare questo viaggio, no? Queste conversazioni
appassionate e amichevoli con tante altre donne, tra cui, per esempio, leggo questa: come frantumare il soffitto di cristallo, cioè quell'insieme di barriere sociali e culturali che si oppongono alla concreta possibilità per le donne di raggiungere ruoli di responsabilità. Ecco, come abbattere questo tetto di cristallo. Ecco, una persona come Susanna Camusso, che sicuramente si è impegnata, la ricorderete, alla guida del sindacato con grande passione, come donna, ma direi proprio come cittadina, ecco, nell'intervista dice: il soffitto di cristallo è una gigantesca trappola per il dibattito. Come mai? Io chiedo a Susanna Camusso, chiedersi, ecco, abbattiamo il soffitto di cristallo, andiamo contro gli stereotipi, è una gigantesca trappola, cioè c'è qualche trucco dietro l'angolo che ci impedisce di fare un buon ragionamento. Come la vede? Intanto grazie, buonasera. Grazie di questa presentazione, di questa occasione di riparlare di queste interviste, di questo filo che le conduce, ma ne parlerà appunto Chiara poi. Perché è una trappola? È una trappola perché si può raccontare in tanti modi. Io in questo periodo utilizzo le parole di una poetessa di strada irlandese che in una complessa poesia a un certo punto dice: ci avevano detto che avremmo dovuto rompere il tetto di cristallo, ma non ci avevano detto che avremmo costruito un attico. Che credo che sia un modo per esemplificare che cosa vuol dire la trappola, perché l'idea dello sfondamento del tetto di cristallo è il fatto che alcune ce la possono fare, senza nessun giudizio, anzi con tanta, come dire, riconoscenza e rispetto per chi ce la fa, ma che alcune ce le possono fare, ma nel frattempo la condizione dell'insieme delle donne rimane una condizione discriminata, negativa, tant'è che c'è chi parla ormai esplicitamente della colla sul pavimento, come dire, per segnalare che l'esercizio delle singole può essere, come dire, importante, ma non è sufficiente a determinare il fatto che ci sia un cambiamento, anzi in qualche caso diventa anche un modo per colpevolizzare le altre. Perché siccome quelle che ce l'hanno fatta a sfondare il tetto di cristallo normalmente l'hanno fatto con grande fatica, provando, come dire, a sfondare barriere, pregiudizi, condizioni che c'erano, diventa, come dire, automatico pensare che se non ce la fai sei tu che non hai la stessa capacità e sforzo di rompere quelle barriere. Non induce a dire: hanno dovuto fare tanta fatica, quindi bisognerebbe costruire delle condizioni diverse. No, ti rimproverano più o meno che non hai, come dire, fatto altrettanta fatica, senza invece domandarsi quelle che sono le barriere, i pregiudizi, le discriminazioni che lungo la strada ci sono. Però dibattito del movimento delle donne, anche di parte del femminismo, soprattutto del femminismo occidentale bianco, ha molto creduto, come dire, in questa idea che, insomma, sarebbe l'esempio, sarebbe valso a, siccome è un po' che ne parliamo ormai, credo che siano una trentina d'anni che parliamo del tema del rompere il soffitto di cristallo, ogni tanto bisogna anche fare delle valutazioni di che cosa è intervenuto e magari appunto domandarsi che continuerà a indicare quella come una strada. Alla fine è un giusto riconoscimento per chi ce l'ha fatta, ma non è una risposta alla discriminazione delle donne. Una curiosità, poi torniamo a dialogare con Susanna Camusso. Mi ha colpito nella conversazione con Chiara Tintori, che in qualche modo fa trasparire, ma lo chiedo in maniera molto, molto ingenua, da ignorante, da chi vuole sapere, insomma, ma emerge che un sindacato come la CGIL in qualche modo è un po' maschilista, è tanto maschilista. Ma ce lo aspettava Susanna Camusso, o questo lo ha scoperto a sue spese dopo essere stata segretario generale?
Beh, l'ho scoperto molto prima, cioè più o meno direi dopo qualche giorno che avevo cominciato. Subito, insomma. Sì, nel senso che adesso, ma poi la CGIL è maschilista, qualunque luogo collettivo di massa è maschilista, poi può più o meno cercare di utilizzare degli anticorpi, in qualche momento felicemente, in altri no, però in questo, come dire, un'organizzazione come il sindacato è un'organizzazione che è specchio della società, non è altro dalla società, è composta esattamente dalle stesse tensioni, e quindi come dire, l'idea che insomma le donne siano uguali agli uomini, calma, pigliamola, certo, questo... Se poi uno comincia anche a dire no, siamo diverse, la nostra differenza ha un valore, crea uno scompiglio mica da ridere. E questo immagino non sia semplice quando si deve ragionare di parità di genere, no? Di temi molto concreti come la conciliazione del lavoro, no? Come si dice oggi, per favorire... Guardi, sono dei dati, potrei quasi dire statistici, che lo rivelano. Se si guardano gli accordi fatti da tavoli di trattativa dove ci sono delle donne e tavoli dove ci sono solo uomini, le soluzioni in particolare sulla conciliazione cambiano. L'idea, per esempio, che tu devi pensare che anche la conciliazione va condivisa, e che parlare di genitorialità vorrebbe dire che padre e madre si occupano della loro prole, e che se ci possono essere dei permessi e dei congedi per le lavoratrici possono essere anche per i lavoratori, e che non deve sempre ricadere sulla lavoratrice. Questo che è un pensiero istintivo, come dire, che attraversa noi, è molto più difficile che venga in mente a un uomo, è ancora più difficile magari che venga in mente a un'azienda che comincia a dire oddio oddio, ma e quindi proprio ci sono delle differenze, e mentre a noi è stato chiesto nei secoli, mi verrebbe da dire, di metterci nei panni di, nel capire le loro difficoltà, supportarle e sopportarle, gli uomini fanno fatica invece a provare a mettersi dall'altro punto di vista e considerare che il futuro meraviglioso non è che noi diventiamo tanti uomini, ma il futuro meraviglioso è che imparino a convivere e a rispettare il fatto che c'è una diversità che ha dei valori in sé, e che la diversità è una ricchezza, e che invece immaginarsi sempre l'omologazione agli stessi comportamenti renderebbe il mondo di una tristezza assolutamente terribile. Laura Romeo è stata per tanti anni insegnante, di cognome da coniugata fa Caselli, perché suo marito è Giancarlo Caselli, un importante magistrato che sicuramente conoscete. Questo ha sicuramente condizionato in qualche maniera, no, la vostra vita di famiglia, di coppia, però sempre anche poi con l'impegno in Libera, l'associazione fondata da Don Ciotti, ha sempre avuto una chiara connotazione civica, no? L'impegno suo. Ecco, mi ha colpito adesso, giusto per farle intervenire nel nostro ragionamento, che in qualche maniera nel dialogo con Chiara si dice, insomma, diffidente per i politici militanti. Ma perché questo? Perché non c'è una coscienza civica? Perché c'è una miopia culturale, come ci diceva Susanna Camusso, generale, no? Tra uomini e donne? Com'è la questione? A me sembra una questione molto semplice, in questo senso, che fare politica è più alto. Allora, fare politica, impegnarsi in politica è un servizio, probabilmente il più alto che uno possa rendere al proprio paese. Però la nostra Costituzione, credo articolo 54, dice che tutti coloro che assumono funzioni pubbliche devono esercitare il proprio mandato con dignità, e non mi ricordo più, dignità e onore. Certo. Soprattutto, e poi dobbiamo pensare che i politici giurano anche nelle mani del Presidente della Repubblica. Allora, io non voglio generalizzare, non voglio fare nomi, però credo che la parola dignità e onore
non sia molto chiaro a tanti dei nostri politici. Purtroppo si diceva che il mio nome tutto sommato pesa, che ha condizionato, forse condizionato è ancora riduttivo da dire, però ci sono stati tanti esempi in cui, diciamo, i politici non hanno fatto una bella figura. E devo sia dire, uomini sia donne. Sia, appunto, gli uomini per un motivo e per le donne credo che non abbia fatto alcune un bel servizio al, diciamo, a noi donne, perché hanno assunto delle posizioni che forse non meritavano, o perlomeno meritavano non per i motivi per cui noi eleggiamo i nostri politici. E ripeto, non generalizzo, non faccio nomi, però purtroppo non sono stato un buon esempio. Poi potrei parlare, diciamo, più personalmente, ma preferisco non farlo, perché come dicevo prima, il mio cognome, che porto con molto orgoglio, tante volte mi ha così impedito di parlare, perché avevo sempre paura di sembrare il ventriloquo di, e quindi preferivo tacere. Tanto per alleggerire le cose, per fare una battuta che appunto alleggerisca il momento, ho sempre detto a mio marito che io avrei taciuto fin tanto che non sarebbe andato in pensione, e beh, ci è andato dopo 47 anni, alla soglia dei 75, quindi a questo punto è forse la prima volta che ho raccontato qualche cosa al di là delle parole che usavo con i ragazzi o degli incontri che facevo con loro, con Libera. La prima volta che ho detto qualche cosa e che parlo in pubblico e si vede che non sono abituata è proprio in occasione di questo libro. Voglio soltanto, per agganciarmi a quello che diceva Susanna Camusso, io ho fatto l'insegnante e di matematica. L'ambiente degli insegnanti è prettamente femminile, cioè gli uomini sono proprio delle rara avis. Io però ho insegnato matematica, quindi una materia tutto sommato più maschile. Quando facevo gli esami di maturità, normalmente ero l'unica donna, perché ho sempre insegnato nelle scuole tecniche, quindi la maturità è ambita dai professori, insomma, le signore, le professoresse, quando arrivano alle vacanze hanno i figli a casa, non possono più fare niente, gli uomini si annoiano e quindi vanno a fare gli esami di maturità. Per cui le volte in cui mi sono trovata a fare, ero in genere sempre l'unica donna. Una volta, due volte, tre volte, toccava sempre a me fare il verbale. Quindi dopo la terza volta ho detto, ma non sono l'unica che sono capace a scrivere, quindi mi rifiuto di fare il verbale. Cioè a un certo punto, siccome sei donna, fai il verbale, che non vuole farlo nessuno, perché è una noia mortale. E quindi questo è stato uno degli esempi. E poi mi ricordo che l'unica volta che non ho fatto solo l'insegnante, ma sono stata in consiglio d'istituto, quando sono entrati in vigore i decreti delegati per la scuola, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto prendere una decisione, cioè abbiamo dovuto, tutto sommato, cioè una brutta cosa. Ci siamo accorti che il nostro preside, insomma, per gli acquisti di materiale didattico, eccetera, eccetera, non si comportava benissimo. Io confesso che non me ne ero accorta. È stato un mio collega, oltretutto sindacalista, che se ne è accorto, però io ero l'unica di ruolo in quel momento e per cui la denuncia l'ho fatta io. Naturalmente è venuto un ispettore da Roma, che non vi dico come mi ha trattata. Io allora ero più timida di adesso, lo sono ancora adesso, però lo ero di più ancora, però mi sono veramente, cioè, sono, a un certo punto non ho più sopportato, perché obiettivamente era chiaro che se la prendeva con me non perché avevo fatto la denuncia, ma perché mi riteneva più debole perché ero una donna. E quindi questi sono gli esempi forse banali, però insomma, come, non so, durante l'università
donne in matematica pura ce n'erano pochissime, no? E i professori erano tutti maschi, ovviamente. E quindi più di una volta mi sono proprio sentita discriminata, presa in giro, come se fossi fuori posto. Io l'università l'ho cominciata nel 1961, quindi in tempi piuttosto... Però obiettivamente, pur facendo, ripeto, una materia che era abbastanza maschile, mi sono proprio trovata... come se fosse una colpa, un po' come quando sono nata, perché c'era il mito del figlio maschio, quindi confesso che mio padre è rimasto molto deluso che fosse una femmina e quindi mi ha tirata su come un maschiaccio, confesso. C'è una domanda che mi viene in mente pensando all'esperienza di Laura Romeo in Libera, che è un'associazione che si batte contro le mafie, okay? Quindi però c'è tanto impegno concreto ma anche molto impegno culturale, no? E evidentemente contro le mafie c'è anche un discorso culturale che riguarda la figura femminile, ecco, che percorsi si possono fare per aiutare una cultura che, oltre a essere diciamo fuori legge e anche molto penalizzante nei confronti delle donne? Ma non è mica penalizzante, perché nella mafia la donna ha un ruolo fondamentale, forse molto più che nella società, perché hanno in mano, diciamo così, la cultura dei figli, a cui trasmettono la cultura mafiosa, quindi non sono mica tanto sottomesse. Tanto è vero che quando ci sono stati grandi arresti o anche quelli meno grandi, diciamo così, gli affari sono stati presi in mano dalle donne. E come si può incidere per rompere questo così? C'è un progetto che è proprio stato, diciamo così, messo su da Libera, ovviamente è nato dai magistrati. E il progetto si chiama Liberi di Scegliere, ed è chiaro, Liberi di Scegliere, cioè i ragazzi, cioè, che sono minori e che sono nelle famiglie mafiose, si è cercato di capire come era possibile sottrarli, anche legalmente, va bene, alla famiglia. Ma questo si può fare soltanto se c'è come sponda un familiare, e normalmente è la mamma. Allora c'è questo progetto in cui si cerca di togliere i figli minori, ovviamente con il supporto delle mamme, in modo da inserirli in un ambiente diverso e fargli vedere che c'è una cultura diversa. Ricordate la storia di Rita Atria, no? Quindi Rita Atria era una minore e che a un certo punto ha ripudiato il suo passato, ha ripudiato la sua famiglia e si è affidata a Paolo Borsellino, ed è stata poi la storia di Rita Atria, la sanno tutti, però insomma una ragazza di 17 anni che ha messo in discussione la cultura della famiglia in cui era nata e ha, diciamo così, fatto il salto. Poi purtroppo ha fatto il salto nel vero senso della parola, perché si è uccisa l'indomani della morte di Paolo Borsellino. Quindi, diciamo, su questo esempio si è cercato di vedere se era possibile appunto togliere il maggior numero di ragazzi per fargli vedere appunto che c'è. E quindi naturalmente questo è un percorso non solo molto lungo, ma bisogna anche toglierli dall'ambiente, trovarli in un'altra sistemazione ed aiutarli con la scuola. E quindi la cultura incide in questo modo, cioè a un certo punto far vedere che, come diceva Rita Atria, che un altro mondo è possibile. Quello che ci ha raccontato Laura Romeo ci dice quanto in realtà, lo dico come una nota positiva, no? Lo vedo spesso raccontando come cronista quello che accade nel nostro paese. Il nostro è un paese bello dove ci sono persone
dove ci sono uomini e donne che magari anche silenziosamente, no, aiutano con senso civico, ecco, la crescita dell'Italia, no? E talvolta, visto che abbiamo parlato dei politici, ecco, non sempre quello che emerge è ciò che effettivamente è alla base. E Roberta Ceretto, che conosco da diverso tempo, perché conosco il suo papà, l'azienda, eccetera, adesso, ecco, sapendo con piacere che veniva a ragionare con noi, sono andato a curiosare e mi ha colpito una dichiarazione che ha fatto in una recente intervista, che è questa, ve la leggo. Noi donne, io per prima, siamo delle equilibriste, perché dall'alba al tramonto ci districhiamo tra numerosi impegni e pensiamo a tante cose contemporaneamente. Per noi, inoltre, il cuore è più forte della testa e ritengo che sia un plus, perché talvolta con una parola gentile si risolvono tante questioni. Allora, cara Roberta, io mi viene da domandarti, questo adesso tocca a noi, no, del libro, significa che, come l'esperienza, ecco, di questi ultimi decenni insegna, per emergere bisogna delle volte anche graffiare, ecco, come donne, nella professione, nella vita civile, perché può capitare, no? Come ci raccontava prima, che anche solo a un esame universitario uno viene discriminato. Certo, erano i primi anni 60, però non sono poi così lontani. Ecco, come la vedi, che cosa ci puoi raccontare con la tua vicenda di donna, di mamma? Buonasera a tutti, innanzitutto. Gentile di norma lo sono, ma so anche graffiare, perché non so se il titolo Adesso tocca a noi mi fa più pensare al mio essere donna o essere figlia d'arte, perché io quotidianamente mi confronto comunque anche con un personaggio che tutto sommato non è semplice, che è appunto quello di mio padre e di tutta una famiglia piuttosto complessa. Io faccio parte di rappresento un lavoro che è estremamente maschile. Quando ho iniziato ad affiancare mio padre, era il 2000, le donne che appartenevano al mondo del vino erano pochissime. Le cose adesso sono cambiate, ma non in maniera così eclatante. Quando andavo in giro con lui, passavo sempre per essere la segretaria che accompagnava, cioè una serie di immagini preconcette che erano abbastanza fastidiose. In più c'era sempre lo spettro della sua fama che mi girava sopra. Devo dire però che ho anche il privilegio di confrontarmi con una famiglia estremamente aperta, per cui io quotidianamente mi confronto adesso con un fratello e due cugini, dove di nuovo due cugini, una è una donna anche lei. E questo ci permette di avere una grandissima libertà e una grandissima capacità di venire incontro anche a delle esigenze che magari in una realtà più grande sono difficili da affrontare. Quindi c'è di sicuro un punto di vista un po' più gentile che va incontro anche delle esigenze. Io vedo che per mia indole personale, ma lo vedo anche con le donne che lavorano con noi, comunque una donna si sente sempre più partecipe nelle dinamiche familiari e fa fatica a lasciare la testa e concentrarsi su certi punti, perché alle 4:30 ti esce il bambino da scuola e oh mio Dio, chi va a prenderlo, vado io, sarà arrivato, cioè è un pensiero che immancabilmente ci viene in testa.
Io e mia cugina abbiamo cercato in questi anni di venire un po' più incontro, non so se lo facciamo per un'indole nostra o perché questo ci ha aiutato moltissimo sul lavoro. Vediamo che comunque nel momento in cui anche le donne sono messe un po' più a proprio agio, hanno anche la capacità di dare dei risultati superiori. Quando togli in realtà dei problemi alla gente, si sentono decisamente più predisposti a lavorare e essere attivi. Però c'è da dire che non ci mancano e non mi mancano la capacità di essere pungente o incisiva se devo farmi sentire. Non so se è una palestra che mi è nata, un allenamento che mi è nato dall'aver sempre vissuto con degli uomini piuttosto ingombranti, però c'è da dire che so difendermi quando è il momento giusto. Ecco, e con tua cugina, per esempio, in questi anni di presenza attiva, ecco, in azienda, siete riuscite a modificare alcune cose? Facevi qualche cenno anche alle... Diciamo, allora il mondo dell'agricoltura, il mondo dell'agricoltura o della ristorazione, che poi l'altro pallino di famiglia, sono, come vi dicevo, molto maschili. Ci sono degli ambiti che obiettivamente dal punto di vista fisico possiamo anche metterci a fare le capriole, però fisicamente non siamo così portate. Ci sono degli ambiti invece in cui io lo vedo, abbiamo tantissime agenti al femminile che vanno a vendere i nostri vini, il gusto delle donne è anche estremamente spiccato, per cui anche saper degustare, raccontare, vendere il vino... Sono delle capacità indubbie. Sono paritetiche. Quello che abbiamo cercato di fare in azienda è una gestione un po' più flessibile che permettesse di avere la possibilità alle nostre collaboratrici di andare a portare i bambini, prenderli senza dover fare ricorso a troppe tate, a troppi nonni, a troppi parenti, quando non c'era un'alternativa. Devo dire che abusiamo un po' troppo del part time, però è inevitabile, alle 4:30 del pomeriggio, se in ufficio alla mattina siamo in 15, il pomeriggio siamo in 5. Però questo ci ha consentito di riuscire a portare avanti l'azienda senza avere troppe persone scontente, e anzi una cosa che ci ha estremamente gratificato, per esempio negli ultimi anni che sono stati un po' complicati per tutti, noi avevamo il privilegio, essendo un'azienda agricola, di poter andare a lavorare, quindi quando tutti erano in smart working noi potevamo andare in vigna dove non c'erano problemi di distanziamento, e avevamo un problema diverso che era quello del trovare il personale, perché noi abbiamo diverso personale che non è più italiano e che immancabilmente nel momento in cui sono state chiuse le frontiere ha deciso di andare a fare il lockdown nei propri paesi. Però la campagna bisognava portarla avanti, e quindi abbiamo visto che tutti quanti si sono messi a disposizione per andare a fare dei lavori che non erano i loro. Quindi forse questa nostra generosità e flessibilità ci è venuta in aiuto. Poi è vero, non erano specializzati, perché uno che è abituato a lavorare in vigna a temperature anche che non sono meravigliose, con delle velocità e delle dinamiche che non sono quelle di una tastiera, sono diverse, però abbiamo visto che tutti si sono resi estremamente collaborativi, quindi non lo so se è stata più un vantaggio nato da una predisposizione nostra a mettere tutti a proprio agio, però questo ci ha notevolmente agevolato. E noi siamo una famiglia, gestiamo tutto come se fosse una famiglia, anche certo. Se siamo in 250. Dovete sapere che uno dei punti di forza e anche di debolezza del sistema economico italiano è quello di essere principalmente di capitalismo familiare. Ricordavi il fatto di avere a che fare con delle figure ingombranti, no? Come il papà, sono stati imprenditori
che hanno fatto crescere e reso grande anche il territorio albese. Da sempre il problema delle imprese a capitalismo familiare è uno degli snodi, è quello del passaggio generazionale, perché non sempre è facile, perché spesso è fonte di conflitto. Mi domando, tra uomo e donna, forse lo è ancora di più, che strada avete trovato? Qualche graffio, qualche modo per gestire bene il conflitto? Se non sono indiscreto. Allora, perché... allora le cose poi, noi siamo bravissimi a complicarci la vita, perché poi non è una sola famiglia, ma sono due famiglie. Sì. Io ho un padre e uno zio estremamente partecipi, uno di 86, l'altro di 81 anni, dove il concetto del pensionamento per loro non esiste. Però è molto, molto tipico della loro generazione. Beh, ne parlo in maniera anche divertita, perché ritengo che siano una grande risorsa. Poi magari se mi prendete in un giorno dove sono passati loro a fare qualche punta alle matite, quindi ci hanno ancora rimproverato, io ho 50 anni ma vengo rimproverata come se ne avessi 15, la penserei diversamente. Per noi è ancora tutto abbastanza semplice, nel senso che loro hanno avuto la capacità straordinaria di dividersi i lavori, per cui mio padre è quello che si direbbe adesso il frontman, è il volto dell'Aceretto, mentre mio zio è stato quello che ha fatto, in realtà ha creato le radici e le basi, sapendo acquistare dove si doveva e quando si doveva, gestire il personale, mentre mio padre andava a vendere. Faccia funzionare la macchina. Assolutamente. Forse non so se è stato merito loro, siamo stati in maniera incosciente noi capaci di ritagliarci degli spazi, perché le cose sono complicate ulteriormente, perché noi siamo in quattro, due per fratello. Morale, ognuno di noi ha saputo trovare uno spazio suo, non è che siamo la famiglia del Mulino Bianco, ci sono degli scontri, però c'è un unico punto. Allora, un'unica idea condivisa, che è comunque quella di far funzionare questa azienda. Cioè, siamo tutti e quattro consapevoli che ci sono 250 famiglie che comunque tutti i giorni guardano a cosa facciamo e come lo facciamo. E questo è entusiasmante, ma ti fa sempre ragionare e tenere i piedi ben saldi. Noi in questa fase siamo ancora abbastanza equilibrati, e è logico che però si inizia già a pensare avanti. Però il mondo che rappresento è abbastanza abituato. Io sono reduce da un viaggio nella Champagne, perché si va sempre a studiare. Studio in maniera divertente, vado a vedere che cosa fanno gli altri ed è sempre mediamente molto divertente, dove lì i passaggi generazionali li hanno già vissuti, perché comunque sono storie di secoli che si tramandano, e devo dire che cambiano i cognomi ma gli obiettivi rimangono sempre gli stessi, almeno quello che preme a noi è tramandare dei valori. Vorrei fare ancora una domanda, se posso, a Susanna Camusso, e poi ci teniamo in serbo una bella conversazione con la nostra Chiara Tintori. Abbiamo parlato di graffi, abbiamo parlato di conflittualità, e a me ha colpito molto nel dialogo con Chiara Tintori una risposta che Susanna Camusso dà, indicando che il riformismo in realtà è radicalità. Allora mi viene da domandare, la radicalità è un buon ingrediente anche nei conflitti, per crescere, per superare le disparità di genere, se vogliamo per far crescere anche la coscienza civica? Oppure la domanda non andrebbe posta così?
Le domande sono poste come si pensa di poterle porre, non c'è un verso obbligato, come certo. Dire. Poi ognuno reagisce. Il problema è che è una domanda fatta, ma l'origine è colpa mia, perché sono poi io che ho detto quelle cose, di parole che sono diventate sempre più difficili da maneggiare. Perché nel momento in cui io affermo e continuo ad affermarlo che essere davvero riformisti vuol dire avere forte radicalità, mi vedo già un coro di proteste assolutamente infinite, perché il riformismo è diventato invece essere il più moderati possibile, anzi cambiare quasi nulla ed evitarlo accuratamente. Allora proviamo a tornare invece all'origine delle parole, perché appunto se sono state ampiamente, come dire, vituperate in questo tempo. Le parole fondamentali sono due. Cambiare vuol dire cambiare. Se c'è una discriminazione, adesso anche, come dire, ponendosi un obiettivo straordinariamente avanzato come l'articolo 3 della nostra Costituzione, che è quello che dice che bisogna rimuovere gli ostacoli, non è che dice bisogna fare due carezze e cantare una ninna nanna, dice che bisogna rimuovere gli ostacoli, e li definisce ostacoli. Allora la rimozione degli ostacoli mi pare difficile farla si può fare anche col sorriso gentilmente, ma è un processo di cambiamento profondo, radicale, perché tu indichi nelle situazioni in essere il fatto che quelli sono degli ostacoli e determinano delle discriminazioni che vanno rimosse. Seconda parola che è diventata molto complicata da usare è la parola conflitto, perché ha preso di per sé un senso negativo, non solo perché viene sempre più facilmente associato alla guerra, conflitto e guerra non sono sinonimi, e sempre meno viene, come dire, declinata nell'idea che il conflitto è il motore positivo dei cambiamenti del mondo. Ce lo diceva con un tono molto tranquillo Cerretto adesso, dice: non è che non ci sono scontri, non è che non ci sono conflitti, però abbiamo, come dire, degli obiettivi, e quindi quel conflitto ci serve ad andare verso l'obiettivo. Ciò che si è conquistato in termini di migliori condizioni delle donne, perché, come dire, tocca a noi, nel senso che non abbiamo ancora ristabilito davvero le cose, però non c'è dubbio che in questi decenni dei cambiamenti ci sono state. Nessuna di queste conquiste è stata priva di conflitto, che poi fosse, come dire, nelle piazze e nel pubblico, fosse nella vita familiare, nei cambiamenti che si introducevano nelle famiglie. Però noi abbiamo cambiato il modo di essere delle donne, e l'abbiamo fatto attraverso un conflitto che ha determinato un avanzamento positivo. Una società che invece ha paura di usare la parola conflitto e di attribuirgli il suo significato è in fondo una società che ha paura di cambiare, che nega la possibilità, che, come dire, utilizza quella paura per dire le cose devono essere più o meno immodificabili. E quindi non si può usare radicalità, non si può usare conflitto, è come se noi ci immaginassimo che siamo giunti all'apice della meraviglia e va tutto bene. Invece non va bene un accidente di niente, bisognerebbe, come dire, poter fare delle cose. Dentro questo bisogna riappropriarsi del significato delle parole e dell'attualità delle parole. Se tu devi rimuovere degli ostacoli, hai bisogno di radicalità. Se io devo, come dire, togliere di mezzo, faccio un esempio proprio di quelli più banali e brutali della nostra realtà, se io, come dire, reagisco a un linguaggio maschilista, c'ho due soluzioni davanti. Una reazione è che quella, ecco, non sapete stare allo scherzo, e quindi far finta di niente, lasciare che siamo sempre nello spogliatoio della partita di calcio, oppure è quello di dire con la necessaria radicalità: mi spiace, ma tu con me così non parli, perché io con te non parlo in questo modo, nego la possibilità di scendere sul tuo terreno per avere quel tipo di relazione che tu pensi. Ed entri in una fase conflittuale che può riproporsi positivamente o negativamente. Questa cosa è essenziale, perché se no noi continuiamo a fare quella che forse è la cosa più drammatica tuttora: le vittime che devono risolvere il problema del loro essere vittime. Perché noi siamo in questa condizione, tutto il percorso della violenza è un percorso in cui noi siamo vittime, veniamo vittimizzate secondariamente, e poi ci guardano e ci dicono: beh, siete le vittime, risolvetela. E no,
come dire, ci sarà un momento in cui riusciremo a dire agli uomini che il problema è la loro sessualità, il loro modo di porsi il problema del potere, e che non possono chiedere a noi di risolverlo se loro non ne discutono, e che il principio semplicemente dire ma io non lo faccio, ci sono tantissimi uomini che non sono violenti ovviamente, non è che tutti lo siano, però sono tutti silenti. Perché appunto pensano che siano le donne che devono risolvere il problema, che non innescano un conflitto nel loro genere per cambiare i comportamenti. È più facile dire è un comportamento isolato, io non lo faccio, quindi non ho problemi. Ma se le donne avessero avuto questo atteggiamento, cioè una discriminazione, una cosa è un fatto isolato, succede a lei, non importa, e non ci sarebbe stato nessuno dei grandi cambiamenti che hanno determinato questi anni. Questo mi convince ancora di più e penso che sia in filigrana in questo volume che dobbiamo imparare a lavorare sulle relazioni. Spesso tante cose non funzionano perché ci sono proprio delle relazioni malate che non sanno gestire i conflitti e dunque non sanno porsi, no? A confronto anche con la diversità. Comunque 16 interviste, 16 dialoghi, Chiara Tintori, eri, mi permetto il tu, siamo autori della stessa squadra editoriale, eri partita con un'idea al di là dell'indignazione che abbiamo citato all'inizio, no? Per il baillame anche falso, un po' ipocrita all'epoca prima del Mattarella bis, ecco, ma eri partita con un'idea di trovare conferme nel ragionamento con le persone che hai poi coinvolto, o c'è stato poi qualcosa che ti ha spiazzato nel ragionamento con tutti questi personaggi? Grazie mille, buonasera a tutti. Ma partivo da una buona dose di smarrimento, questo è stato detto prima, proprio dall'evoluzione. Da politologo ho vissuto quei giorni delle elezioni del Presidente della Repubblica veramente malissimo, ma proprio sono stata male. Quindi una buona dose di smarrimento accompagnata anche da tante domande. Non è un caso che il libro non sia una raccolta di saggi a firma delle nostre protagoniste, ma siano proprio interviste. Quindi il dialogo, le domande, qualche intuizione. Poi il testo, come il tessuto, si è creato man mano che le interviste si facevano, intrecciando i fili del discorso, intrecciando i fili delle storie di queste donne. La mia è stata ed è diventata ed è tuttora una soddisfazione grata per come ciascuna di queste donne, anche non conoscendomi, perché prima di questa avventura Susanna Camussa non sapeva nulla di me, così come Laura Romeo, ecco, così queste donne si sono messe in gioco per come hanno impreziosito questo libro, non soltanto con le loro storie, con le loro vicende, ma proprio con empatia e con capacità comunicativa. Indubbiamente Roberta Russo, della casa editrice, che ringrazio, che è qui presente, lo sa bene, io mi sono lasciata molto coinvolgere dalle loro storie, e dal tipo di narrazione, dalla loro straordinaria flessibilità di sapersi adattare a quello che la vita gli ha presentato, soprattutto nel caso della professoressa Laura Romeo. Ecco, sapersi adattare alle situazioni della vita senza mai rinunciare alla propria originalità femminile. Mi sono avvicinata alla loro unicità sentendomi anche legata dalle piccole microscopiche sovrapposizioni tra le loro storie, quello che accadeva oggi nel mondo e anche la mia storia. Ho incontrato donne esemplari nella loro normalità. Questo ci tengo che venga in qualche modo raccolto da voi qui presenti. Non sono delle super donne, non sono delle eroine. Mi sono sentita anche accolta da ciascuno di loro e arricchita dalla loro capacità di proiettare le loro energie su sfide di futuro. Questo è un tratto distintivo. Il dialogo con queste donne... ripensavo proprio in questi giorni, a distanza di mesi da quando è avvenuto, ma rileggendo queste storie, il dialogo con queste donne mi ha restituito gioia. Cioè io ho incontrato donne contente di quello che hanno fatto nella loro vita, di quello che stanno facendo,
dei loro percorsi non lineari, mai, mai. In tutte le loro storie, in tutte le loro narrazioni ci sono stati dei momenti, non uno solo, in cui si sono interrogati, si sono chiesti ma è questa la strada che volevo percorrere? È qui in cui il posto, il luogo, il tempo in cui riesco a esprimere al meglio una presenza sociale e pubblica che può fare la differenza? Quindi ho incontrato donne contente, ma non di un'allegria superficiale, ma donne proprio soddisfatte del mondo e del modo in cui si sono inserite. Siccome sono convinta in qualche modo che la gioia è ciò che aumenta la nostra potenza di pensare, ma anche di fare insieme, la gioia che spero ciascun lettore possa cogliere dalle pagine di questo libro è anche la gioia che può accompagnare il protagonismo femminile e più in generale è quella gioia che può valorizzare le differenze oggi. Credo che non si pensi più ad essere felici, ma più che altro ad aver ragione. Molte energie le si spende, le si spreca nel voler dimostrare di aver ragione. Ecco, queste donne, spero anche grazie alle domande poste in questo libro, mi hanno trasmesso la gioia per la vita che stanno vivendo. E c'è, io vorrei leggere i nomi delle persone che hai coinvolto, sono Federica Angeli, Susanna Camusso, Cristina Cattaneo, Evelina Cristillen, Maura Gancitano, Federica Gasbarro, Loretta Goggi, Giovanna Iannantuoni, Lidia Maggi, Giovanna Manzi, Letizia Moratti, Maria Chiara Prodi, Stefania Proetti, Laura Romeo, Sandra Savaglio e Cristina Simonelli, poi avete tutte le loro biografie. Hai detto che c'è una quotidianità. Letizia Moratti e Loretta Goggi hanno rispecchiato anche questo, adesso, al di là del fatto che poi dopo il libro la Moratti abbia deciso di candidarsi. No, ma non c'è nessun giornalista. No, qua. Nessuno registra. Sì, sì. Voglio far fare brutta figura alla casa editrice. No, mi chiedevo se appunto persone che hanno percorsi molto diversi ma anche più esposti, no? come Loretta Goggi, che tutti almeno di una certa generazione boomer ricordiamo, come tu stessa hai fatto, no? Magari per la sua maledetta primavera, adesso che siamo vicini al Festival di Sanremo, che poi ha avuto, insomma, è un personaggio che è molto pubblico, insomma. Eppure Letizia Moratti, insomma, non solo per le cose che ha detto sui tassisti pochi giorni fa. Grazie, grazie, bella domanda. Allora, ciascuna di queste donne mi ha stupito, le loro storie mi hanno affascinato per la ricchezza umana e proprio per il potenziale sociale. Dopodiché, certo, Letizia Moratti mi ha spiazzato, cioè più che Letizia Moratti mi ha spiazzato il suo entourage, che ha impiegato quasi tre mesi a reagire, e io negli stessi tre mesi avevo intervistato 15 donne. Che molto gentilmente, c'è molto filtro, molta preoccupazione. Molto, molto, tantissimo, tantissimo. Quindi più che lei in sé, perché poi sono stati, lei si è dimostrata molto disponibile al progetto, di Letizia Moratti mi ha spiazzato la sua opinione sulle quote rosa. Inizialmente contraria e poi nel libro motiva il cambio di pensiero, vi invito a leggerlo perché questo realmente mi ha spiazzato. Loretta Goggi mi ha stupito perché è riuscita a emergere in un mondo quale quello dello spettacolo in cui di fatto il ruolo delle donne era marginale quando lei ha iniziato e subalterno e tuttora è percepito a volte solo come una decorazione. Vi ricordo poi forse che aveva esordito facendo un personaggio maschile, no? Nella Freccia Nera, mi sembra. Esatto, sì. Poi lei comunque è stata la prima donna nel 1986 a presentare il Festival di Sanremo. Quindi non più il ruolo subalterno della valletta o della donna che accompagna, che affianca il conduttore, ma prima presentatrice. E Loretta Goggi mi ha spiazzata perché
non immaginavo che l'artista femminile più completa dello spettacolo italiano avesse dovuto dire così tanti no per avere lo spazio che si è ritagliata, per avere gli spazi e le opportunità di crescita professionale che ha avuto. Non è un caso che il capitolo a lei dedicato si intitoli proprio i no che aprono strade. Perché lei ha detto no alla Rai quando voleva farla tornare dopo che era andata a Canale 5, lei ha detto di no agli spettacoli teatrali che non la mettevano alla destra dell'attore protagonista, considerate che una locandina del teatro il nome più importante di solito è in alto a sinistra, lei neanche in alto a destra le davano questo spazio, quindi dei no che le sono costati caro, e questo indubbiamente mi ha sorpreso. Ancora una domanda su due personaggi, poi volevo introdurre un tema su cui ascoltare ancora un po' il parere di tutte. Si affronta anche la questione della figura femminile a livello ecclesiale. Tra le persone che hai intervistato c'è una pastora protestante e una teologa. È una teologa cattolica, e lì com'è la situazione sul fronte diciamo ecclesiale, religioso? Non ce n'è proprio, alle volte c'è anche tanta rassegnazione, no? Ma anche nelle persone più intelligenti, capaci, insomma, che vedono quanto sia un percorso drammaticamente in salita. Sì, che impressione ne hai avuto, ecco, dal dialogo con queste? Questa sensazione c'è, anche se sia Lidia Maggi, pastore battista, madre di quattro figli, adesso anche nonna, che Cristina Simonelli, teologa cattolica, mostrano una grande serenità di fondo, una grande voglia, un grande riformismo, una grande radicalità su questi temi. Quindi, certamente, con Papa Francesco, a marzo saranno 10 anni del suo pontificato, qualcosa si è mosso anche solo nel linguaggio, nel dibattito. Lui ha ripetuto più di una volta: la Chiesa è donna, la Chiesa è madre, la Chiesa è femminile, non dico il Chiesa, no? Giusto che gli articoli sono importanti, le concordanze non solo in politica però contano. Quindi c'è un orizzonte e un ambiente in cui un pontefice ha il coraggio di esporsi e di esprimersi. D'altro canto, Cristina Simonelli lo dice in maniera molto esplicita quando io le faccio la domanda su una commissione vaticana sul diaconato femminile, le cose vanno ad elastico, cioè si allunga per un momento, sembra che ci siamo quasi, poi siccome non si raccoglie l'unanimità di consenso all'interno di questa commissione ci si tira indietro, la commissione viene sospesa, se ne apre un'altra, non si sa bene che fine faccia, viene fatto tutto tacere per un problema di fondo che è quello della gestione del conflitto. Vedi sopra. Ci siamo detti questa sera tantissime cose, a riprova che questo tema ha bisogno di essere approfondito, come se ci fossimo trovati qui a redigere, no? Un elenco ragionato di questioni. Mi viene adesso da domandare a voi che così concretamente vi siete messe in gioco, ecco, cos'è che si può fare, no? Alle volte non è solo una questione di linguaggio, di politically correct, no? Così come lo sappiamo bene, ecco, non si può fare i rottamatori tanto per farli, perché non è solo una questione generazionale, ci sono dei giovani che sono vecchi di impostazione e delle persone anziane che avercene in quanto a spirito giovane. Allora, vorrei cominciare da Susanna Camusso. Che cosa possiamo fare per venirne fuori, ecco, per non impantanarci? Eravamo partiti da lì, proprio solo sulle questioni dei termini. È vero, bisogna fare attenzione nei dibattiti che ci sia anche la rappresentanza femminile, ma potrebbero esserci magari benissimo anche 3 uomini che sono aperti di vedute. Insomma, come usciamo da questi blocchi e queste complicazioni che ci creiamo? Ricordando sempre che le discriminazioni sono una cosa molto concreta. Discriminazioni sono il fatto che sono 3 milioni di lavoratrici che sono a part time involontario, che sono molte di più di quelle che sono a part time volontario, cioè di quelle di cui parlava prima Roberta Ceretto, che, come dire, hanno bisogno di una flessibilità.
ci sono 3 milioni che hanno un part-time involontario che rappresenta per loro una rigidità, invece, perché non gli permette, come dire, di avere della flessibilità. Le donne hanno più spesso i contratti a tempo determinato, ci sono zone del nostro paese dove le lavoratrici sono, per esempio, se pensiamo alle giovani donne del sud, al lavoro sono quasi il 31%, ultimo paese europeo per occupazione femminile, in particolare giovanile. Lo sottolineo perché in particolare giovanile, cioè non è un problema che ci stiamo lasciando alle spalle, è un problema che ci troviamo rispetto alle nuove generazioni. Queste sono cose concrete che si rimuovono, appunto. Esattamente come si possono rimuovere gli ostacoli, bisogna costruire delle norme che non permettono la discriminazione, che c'è perché si dà per scontato culturalmente che il lavoro delle donne vale meno. Non è vero, non c'è nessuna prova che possa dire questo, però si è segmentato il mercato del lavoro. Io sono sempre stata favorevole alle quote perché, per una ragione banale, se non mi vogliono io ci vado lo stesso, detta proprio in modo brutale. In questa stagione, non so se avevo avuto occasione di parlare con Chiara o no, ma comunque sto maturando questa convinzione che però è arrivata l'ora delle quote azzurre, non nel senso che si sentano poveri, depressi, che hanno bisogno di spazi, ne hanno già troppo, ma nel senso che ci sono dei settori dove gli uomini non vanno, anche bisogna cominciare a fare le quote azzurre, perché la discriminazione passa attraverso il fatto che il mercato del lavoro è diviso tra chi si occupa di cura, le donne, e chi si occupa di tutto il resto, gli uomini. Allora, mi pare che una delle cose che bisogna fare insieme alle quote rosa, che poi potremmo smettere di chiamare rosa e poter chiamare di genere, che rappresentano, come dire, la presenza in tutti i campi, seguendo le loro aspirazioni e desideri delle donne, dall'altro bisogna insegnare agli uomini a occuparsi della cura, perché se non si fa questo salto, io credo che le discriminazioni difficilmente verranno risolte, perché si agirà perennemente sul fatto che poi la famiglia, le relazioni, gli affetti, qualcuno deve mandarli avanti anche quando i piccoli o grandi uomini pensano che se ne possa fare a meno. Anche qui basta guardare i numeri per capire che dimensione di intervento bisognerebbe fare, e sarebbe molto utile in generale al mondo, perché è un mondo che è capace di fare la guerra ma non sa prendersi cura delle persone, è un mondo che non ha un grande futuro. Laura Romeo, d'accordo su questo? Io ricette non ne ho, purtroppo, perché se le avessi non sarei solo seduta qui. Però di una cosa sono sicura, che purtroppo i tempi sono lunghi, e quindi, visto il mestiere che ho fatto per tanti anni, bisogna cominciare proprio dal basso, quindi bisogna cominciare dalla scuola. Ripeto, i tempi sono lunghi, però bisogna educare i ragazzi, donne e uomini, ragazzi e ragazze insieme, in modo che nella piccola comunità della classe collaborino. Io ho sempre cercato di farli lavorare tutti in gruppo, in modo che i più deboli fossero sostenuti, più robusti, che insomma, si potessero appunto occupare di queste cose. Quindi, ripeto, per quel poco che si può fare, ma non credo che sia tanto poco, nella scuola si può fare. I tempi, però, siccome sia i ragazzi, tenerlo più vicino, che i ragazzi e le ragazze poi diventeranno qualcuno in futuro, con una cultura diversa alle spalle, è sperabile che il mondo possa cambiare, sperando che il mondo duri ancora, perché purtroppo con le luci e con le ombre che ci sono in questo momento siamo tutti molto angosciati. Però vi voglio solo dire una cosa simpatica, ma che può essere significativa. Io ho un nipotino di 7 anni che l'altro giorno mi è venuta: nonna, ti devo dire un segreto, che, sai, ho una fidanzata, oila, dimmi, allora raccontami. Poi gli ho detto: allora, ma come si chiama, eccetera eccetera, dico, ma perché tra tutte le tue compagne ti piace questa? Ci ho pensato un attimo, dico, ma è birichina come te, con le faccine rosse, Mi fanno: no, è proprio brava. E poi, sai, aiuta sempre il suo compagno. Ecco, quindi che riesca a capire che tra tutte le sue compagne questa gli piace di più perché aiuta la compagna, è già un segnale, no? Che quindi la classe ci sia questa. Io spero, perché niente, certo, ci vieta di sperare, certo, a questo punto. Quindi.
bisogna guardare con positività al futuro, perché questo lo dobbiamo anche, no, alle generazioni future, anche se quello che diceva Susanna Camusso con la piramide demografica rovesciata è una questione complessa. Roberta è mamma di un bimbo di 7 anni, ti trovi in linea con queste riflessioni? Sì, la riflessione che posso, il pensiero che posso aggiungere è che anche in famiglia bisogna iniziare a ragionare in maniera paritaria, nel senso che, vabbè, io ne ho solo uno, quindi non posso fare discriminazioni. Lui poi vive il mio lavoro, nel senso che se devo andare da qualche parte tante volte mi accompagna, quindi è abituato a vedere una mamma che lavora e sicuramente inizia a capire che ci sono delle dinamiche per cui anche la mamma lavora esattamente come fa il padre, e cose che purtroppo io non ho potuto vivere, perché mia madre si è sacrificata ai figli. Ogni tanto ce l'ha anche fatto notare, ma per una sua scelta personale, non è mai stata obbligata. Per cui sicuramente anche la famiglia ha un ruolo importante nel insegnare che anche le donne lavorano e hanno i diritti identici a quelli degli uomini. Una domanda conclusiva per Chiara Tintori, così poi voi potete in maniera anche più amicale parlare con le amiche che sono qui. Ecco, che impegno editoriale si può pensare per il futuro per non lasciare, ecco, che questi dialoghi, ecco, si fermino qui? Magari, che ne so, un laboratorio sul conflitto, sulle relazioni. Ecco, certamente le presentazioni di questo volume sono delle occasioni, no, in Italia, dove le farete, per portare avanti queste riflessioni che sono sicuramente centrali per il futuro, però forse c'è già qualcosa nel cassetto per dare continuità a questo ragionamento. No, assolutamente, per ora ci stiamo arricchendo reciprocamente dalle presentazioni che vengono fatte, che ancora sono in programma nei prossimi mesi. Certamente bisogna imparare anche a utilizzare linguaggi differenti, quindi questo è un libro, va benissimo, però per preservare la dinamica del dialogo, perché no, dei podcast piuttosto che altri linguaggi più vicini alla fruizione anche dei giovani oggi. Permettimi di aggiungere che dal tessuto prezioso e pregiato di questo libro, per evitare appunto che, cioè come andare oltre, no? Su queste questioni, non tanto rispetto a prodotti editoriali, ma proprio nel contenuto, io credo ho individuato almeno 3 nodi ancora da sciogliere. Non l'ho individuato io, ma raccogliendo le loro storie. Il primo, mi permetto di ripeterlo, è quello del linguaggio. Noi ancora usiamo 2 pesi e 2 misure, facciamo proprio l'esempio, cioè se un uomo dice qualcosa in maniera decisa è assertivo, se lo fa una donna è aggressiva, questa per esperienza anche personale. Allora impariamo, anche è vero, per come vengono raccontate le storie di donne, gli esempi più recenti di Jacinta Ardern, delle sue dimissioni, no? la prima ministra neozelandese. Caspita, sui quotidiani italiani è venuto fuori che comunque lei per la famiglia lasciava, sui quotidiani internazionali è stato riportato esattamente quello che era, quello che è stato. Allora, il linguaggio, l'attenzione al linguaggio comprende anche lo smascherare una comunicazione sessista che resta, che c'è. Il secondo nodo da sciogliere, emerso veramente in maniera palese da questi racconti, è quello che io chiamo la sindrome del patentino, cioè a noi donne viene richiesto di dimostrare ogni volta quello che siamo capaci di fare. Le donne hanno una difficoltà maggiore ad affermare le proprie idee e a convincere gli altri dei propri risultati, anche laddove le donne hanno competenze certificate, non solo da titoli di studio, ma da esperienze decennali nel campo. Ecco, questo rimane un aspetto schiacciante della vita, il fatto che chiediamo troppo a coloro che vengono emarginati e troppo poco
a coloro che non lo sono. Questo genera un'ansia di perfezione, genera il dover mostrarsi sempre all'altezza, è una domanda che ricorre in queste interviste, perché comunque poi genera stress nelle donne che devono conciliare e tenere insieme tutto. Infine il terzo nodo, dopo il linguaggio, dopo questo patentino, questo bisogno di mostrarsi sempre all'altezza, è quello dei modelli di potere, nel senso che oggi come oggi prevale un solo modo di intendere il potere, quello legato alla sopraffazione, al bisogno di stabilire delle gerarchie. Il potere indica qualcuno che impone, che si impone. Il modello di potere dominante denunciato dalle 16 donne in questo libro è quello muscolare, di dover dimostrare agli altri che percepiamo come nemici che si è più forti, che si è più cattivi, che si è più pericolosi. È un po' il modello mascolino, ma non solo, perché spesso è incarnato da tante donne ai vertici, ai vertici imprenditoriali, ai vertici politici. È il modello della performance, della prestazione. E forse invece, grazie anche a questo libro, è tempo di diffondere un modello di potere cooperativo, dove prevale il lavoro collegiale, il team, dove non è che non si discute, non ci si confronta, ma si impara a gestire tutto in maniera diversa, e che poi è il potere che ha a che fare con il bene di tutti. La leadership anche femminile, consiste proprio nell'arte di condurre, cioè di spingere tutti verso una strategia innovativa. Quali saranno i lead a cui approderemo non è dato saperlo, però questo libro e le storie di queste donne lascia veramente ben sperare. Grazie Chiara Tintori, uno splendore le cose che abbiamo messo in evidenza questa sera. Non restiamo silenti, rimuoviamo gli ostacoli per stare, no, a quello che avete detto in modo garbatamente assertivo e quindi io ringrazio Chiara Tintori, Susanna Camusso, Laura Romeo Caselli e Roberta Ceretto per quello che ci hanno detto, e anche naturalmente il Circolo dei Lettori che ci ha ospitato insieme a TS Edizioni, che oltre ad aver pubblicato questo bel libro si è fatto, insomma, promotore dell'iniziativa.